Si sente? Allora, ragazzi in chat, mi date la conferma che sentite la mia voce? Altrimenti grido di più, mi sentite praticamente in analogico. Che dicono? Che dicono? Dai ragazzi, attivi in chat, dai. Che dicono? Sentono? Si sente? Oh, vabbè. Oh, raga, qualcun altro arriverà nel frattempo, noi iniziamo. Benvenuti a questa clinica che riapre finalmente. Steel Drum va chiuso prima della pandemia e ha riaperto, quindi è un buon auspicio, Marco. Vabbè, come molti di voi sapranno, qua Musical Break, scuola di musica, corsi di chitarra, batteria, tutto quello che vi pare, batteria soprattutto, raga, comunque c'è basso, tastiera, voce, production, facciamo corsi sia certificati che lezioni individuali, quindi se qualcuno di voi deve essere interessato, pagina Facebook o direttamente, abbiamo anche il sito Musical Break, o anche Instagram, siamo social, cioè ci siamo. Bene, allora, tocca a me introdurre la clinic. Quindi, parliamo un po' di tamburi. Avete un tamburo a portata di mano? Cioè, cazzo, se non li portavamo noi non si faceva niente oggi. Partiamo bene. Allora, dove posso rubare un tamburo senza fare danni? Marco, posso prendere l'hybrid? Poi lo riattacchiamo sulla stampella tosta. Allora. Allora, tempo fa feci un video sul mio canale dedicato a tutti i fattori che influenzano il suono di un tamburo. Questo perché? Perché anche Giorgio sa perché. Qualcuno sosteneva che il suono della batteria è l'80% dovuto alla pelle. E io ho pensato, mamma quanto siamo noi deficienti che andiamo a spendere soldi in batterie, gli artigiani che sperimentano, cioè, una manica di... Ciao Adriano! Una manica di pazzi, quindi ovviamente così non è. Prendiamo il nostro tamburo, quando noi andiamo a picchiare con la nostra batteria si scatenano una serie di reazioni che non sono dovute solo alla pelle, ma hanno fatto il tamburo, le meccaniche. Allora voi pensate, sassolino nell'acqua, cerchi concentrici che hanno anche una forma d'onda. Stessa cosa succede sulla pelle, solo che essendo questa solida, qua è un fluido, qui ha vibrazioni, no? Allora, questo è il primo punto di contatto, ragazzi. Senza la mascherina. Ma poi però io ricordo lo scaffale d'oro. Eh? È contentato la cosa? Sì? No. Prendo aria ogni tanto, dai. Allora, primo punto di contatto. Prima, in gergo si dice trasduzione, ovvero movimento che si trasforma in suono, in onda, in vibrazione. Tutto è vibrazione nella musica. Quindi, il primo fattore che influenza è il tipo di pelle. Dove colpiamo? Se colpiamo qui, abbiamo un suono. Qui un altro, un altro. Non mi soffermo sulle pelli, altrimenti non ce la facciamo più. Quindi, primo fattore, pelle, subito dopo, bordo. Bordo ha un'importanza assurda. Può essere dritto nel caso dei strum, può essere ripiegato dal suono interno, nel caso dei rullanti supraphonic o anche dall'alluminio steel drum. Secondo fattore, il cerchio. Questi tre fattori entrano in funzione praticamente in contemporanea, parliamo proprio di microsecondi. Quindi subito il suono viene influenzato da questo. Allora, pelle monostrato, si piglia quasi tutta la vibrazione, perché poca roba da far muovere, quindi poca dispersione. Bordo a filo, sottile, questo, in questo caso abbiamo un 2 mm. Anche qui contatto minimo, dispersione minima, controllo minimo della vibrazione.
cerchio, il tripla flangia già ha un livello di controllo maggiore rispetto a questo che è il singola flangia. Perché quando abbiamo una curvatura, quando abbiamo delle nervature, comunque queste nervature sì, servono a rendere più solido il cerchio, ma servono anche ad ammorbidire il suolo. Die-cast, se vogliamo, è più cattivo, perché è quello più pesante, presso fuso, quindi ha un controllo ulteriore degli armonici. Subito dopo si trasmette al fusto e qui si apre un oceano. Cioè, qui abbiamo fusti multistrato, doghe orizzontali, doghe verticali, abbiamo poi multistrato ibrido, abbiamo il solido, abbiamo il monostrato piegato a vapore. Tutte queste varie tecniche vanno ad influire sulla dispersione del suono in maniera diversa. Allora, il multistrato è quello più diffuso ed è quello che, se non assemblato bene, così come le doghe, non suona. Cioè, possiamo avere batterie fatte in acero, ma assemblate male, e non è, cioè, strati o impinate, tanta roba attaccata, vibra uno strato. Per trasmettere all'altro già perde qualcosa. L'altro trasmette all'altro, poi all'altro si perde sempre più roba. Quindi, come se la giocano gli artigiani? Con le colle. Tipo di colla, tipo di taglio, tipo di intreccio di strati. Gli strati possono essere intrecciati in maniera perpendicolare, a X, lo stesso lato della venatura, venatura verticale, lato orizzontale, sono tutti fattori che vanno a cambiare. Allora, DW usa la VLX, la VLTX, ci sono 3.000 sigle, però te le assemblano loro, quindi ti tolgono il problema. Poi il fusto trasmette alla pelle di sotto, al cerchio e anche tramite il bordo. Quindi quando questa, non a caso la chiamiamo risuonante, perché risuona in base alla battente. In questo tragitto di trasmissione abbiamo altri fattori come blocchetto, sistema di sospensione. Allora, sistemi di sospensione più diffusi sono il classico ring di Brautar, quello che si va a infilare qui sotto, quello se vogliamo è il meno cattivo, nel senso. Se vedete le batterie con il ring di Brautar, fa così il fusto quando suona. Se sbagliate a montare l'inclinazione, proprio lo vedete che oscilla. Poi abbiamo lo Yamaha, lo IS2, quello con i due buchi qui e poi l'attacco. Quello secondo me è uno dei meno riusciti. Adesso Giorgio mi tirerà qualcosa appresso, però è uno dei meno riusciti secondo me. Poi c'è il Tama, quello che va direttamente sul cerchio, Starcast e Diecast. Poi modificato anche in Star Mount, che è leggermente diverso. Però Starcast e Diecast, che caratteristica ha? Prende dal cerchio l'attacco. Nei modelli top, quale Star, ha anche un secondo punto di contatto, in modo tale che il fusto non balli. Il punto di contatto è isolato con gomma. La gomma, ragazzi, serve alla grande. L'hanno usata per un motivo, poi si sono resi conto che isolava e non perdeva. Quindi poi c'è questo sistema, il sistema direttamente sul fusto, che dovrebbe essere in teoria il più cattivo, quello che disperde di più, però sulle batterie steel drum ha un effetto relativo. Perché? Perché il metallo, essendo un pezzo unico, non multistrato, ha solo la saldatura, ha una dispersione bassissima di frequenze. Non a caso, un tamburo come questo, 22 cortissima, riesce a suonare quanto una 22, 16, 18 in legno, proprio perché all'interno il fusto non ha il multistrato, non ha giunture, ne ha solo una. Voi pensate al fusto a doghe, il fusto a doghe è pieno di giunture, se fatto male non suona. Già il fusto a doghe è un carattere molto preciso e dritto, voi immaginate se vengono assemblate male, e alla fine. Quindi questo sistema ci sta, è uno dei più vecchi, e simile a questo è anche il primo sistema di sospensione Yamaha. Ve lo ricordate quello delle prime recording, con il braccetto che entrava ed era attaccato qui, lo vedevate da dentro il braccetto anche. Quel sistema, secondo me, è stato in maniera, non dico erronea, ma un po' superficialmente abbandonato, perché molti batteristi e fonici avevano capito che se il braccetto che va nel tamburo si ferma qui, vibra,
trasmette a più roba la vibrazione, quindi perdiamo più vibrazioni. E in sala di registrazione i fonici bravi, in base a quanto infilavano il tamburo nel braccetto, se la giocavano sulle risonanze. Ovviamente se lo tiravi tutto su, la vibrazione partiva da qui e ne perdevi meno. Ecco perché lo Yes 2 non mi piace. Poi Optimum Pearl, quello che prendo qui, qui, oltre a ISS Pearl, bordo. L'Optimum è un altro sistema fantastico, però secondo me è sì solido, però è troppo pesante la meccanica. Alla fine quello che tu vai a guadagnare ancorando qui, lo perdi con una meccanica enorme. In quel caso sarebbe meglio mettere questo. Poi, dicevamo, pelle risonante. Quando il suono arriva qui, iniziano i guai seri. Per il motivo che non sappiamo mai che pelle mettere. E per comodità andiamo a mettere il doppio strato, andiamo a mettere l'ovatta, andiamo a mettere quella maledetta graffa che se becco quella che l'ha inventata. Vabbè, lasciamo stare. E quindi che facciamo? Ammazziamo le code e suoniamo solo di battente, perdiamo molta risonanza. Invece secondo me andrebbe speso un po' più tempo nella scelta delle pelli. Ovvio, l'accoppiata principe, quella che va sempre bene, è doppio strato, monostrato, è la cordatura più pop che si possa ricercare ed è quella che funziona di più essenzialmente. Poi vabbè, doppio strato hanno vari modelli, dalla pinstripe alla emperor, poi ci sono quelle con il dot, quelle con il info, però raga alla fine le pelli che servono sono sempre quelle, l'emperor, l'ambassador, power stroke, control sound, boh, basta, non me ne vengono più in mente. Poi altri fattori che possono influire nel suono del nostro tamburo, abbiamo detto, certo, bordo, fusto. Sul bordo molti tendono a dire, vabbè, 45 va bene, ma manco per me. Sul bordo si gioca una battaglia assurda, non tanto per il taglio interno, che 45-60 la sentiamo la differenza, però non come 45-30. E il controtaglio, molte volte il controtaglio è quello che ti dà il colore. Ultimamente sta tornando molto il controtaglio arrotondato, tipico ripescato dalle batterie vintage. Ora, le batterie vintage avevano un bordo arrotondato che si creava naturalmente, non lo andavano a fare loro. Gli anni si consumava e quindi assumevano quel suono particolare. Ultimamente invece l'hanno introdotto loro, proprio bordo round, e non ha gli stessi risultati. Quindi poi si è passato a pensare di utilizzare taglio e bordo round, in modo tale da compensare le due realtà, diciamo, i due tagli. Per quanto riguarda il fusto, un'altra cosa importantissima, fusto sottile come questo, in gergo si dice che suoni in questo senso, fusto molto doppio suona in questo senso. Qui un altro mondo, c'è chi preferisce quello piccolo, c'è chi invece il fusto doppio, chi viva questo abbasso quell'altro, viva mia mamma abbasso tanto, a te piace Pearl, sì, a fuoco, al rammacelo, cioè queste storie qui. Molti artigiani poi che hanno fatto, hanno detto, senti, io voglio mischiare le due idee, quindi che fa? Fusto comunque sottile, cerchio di rinforzo, è nata come un'esigenza, poi è diventato, come tutte le cose, uno standard per cambiare il suono, perché oltre ad avere un tamburo che suonava sia in questo senso e ha aumentato poi anche il suono in quest'altro senso, infatti i tamburi con il cerchio di rinforzo tendono ad avere una nota che sale un po' rispetto a quelli senza cerchio di rinforzo, però quelli senza cerchio di rinforzo sono sicuramente più ciccia, sono più difficili da gestire, quelli con il cerchio di rinforzo sono più facili da gestire. L'hanno presa come una soluzione tecnologica, poi è diventato un must sonoro, tant'è vero che sui cerchi di rinforzo è partita una battaglia, addirittura lo fanno anche nei fusti in metallo e tutto il resto. Poi, quando andiamo a montare la nostra batteria, un altro dei fattori che influenza tantissimo il suono è l'ambiente, è importantissimo. Se ci mettiamo in un angolo o ci mettiamo al centro, già qui, se questa batteria la montiamo lì, poi qua e poi la montiamo lì, abbiamo già tre suoni diversi.
Così come accordare un tamburo, valutare un tamburo in autonomia, così mi metto tutto, dico bello, suona. Poi lo mando sulla batteria. E che è successo? Non suona più, non mi piace. Che è successo? La risonanza che attiva degli altri tamburi, poi si suona un tamburo. Ma non mi risuona. Poi un altro fattore da tenere conto, ecco perché è importante, quando si compra uno strumento, noi molte volte partiamo da Made in USA, è buono, suona, Made in USA suona per forza, Made in USA suona. E poi una volta, quando ero più piccolino io, arrivavano le Made in Japan, no, che è Made in Japan, ma che è? Adesso, no, Made in Japan, oh! Però alla fine, quello che dobbiamo andare a vedere un tamburo è come è fatto, chi l'ha fatto, perché l'ha fatto in questo modo, perché usiamo dei blocchetti così piccoli? Questa è una cosa che stavo dimenticando. I blocchetti. Avere in quel tamburo un unico punto d'attacco del blocchetto, lì abbiamo un totale di 10, 12, 13 fori, giusto? 14, Marco, sui tamburi. 15 fori. 15 fori con un blocchetto che ha un unico punto d'aggancio, quindi capite bene che è lì che si disperde il suono. Rispetto ad altri modelli che ce ne hanno addirittura 42, 43, 25, ci sono alcuni che sono dei colabrodo. Ecco perché il blocchetto è molto importante. Noi abbiamo visto i blocchetti Tama, quelli, i bridge, quelli piccolini che da sotto sembra passi l'aria, i blocchetti a tutto fusto. Allora, il blocchetto più piccolo è, meno disperde. Più grosso è, più roba entra in vibrazione e più disperde. Questa è la teoria, la base della vibrazione. Poi, che sia meglio, che sia peggio, dipende. C'è a chi piace la batteria controllata che va lì, tum, 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 ok. Gli metti in mano una batteria che suona e dice, oh, no, non è cosa. Quindi dobbiamo eliminare un po' di preconcetti quando scegliamo un fusto, basarci su più o meno quello che sappiamo, poi provarlo, ma soprattutto, ragà, e concludo, il fattore principale è capire quanta pila avete in tasca. Ho finito, lascio la parola a Marco. Grazie, grazie. Allora, vi monto questo fatto apposta qui. Che altezza? Ah, ce l'ho visto un po'. Mamma mia. Tanto a chi meno. Scusa, non avevo. Allora, ciao a tutti. Come prima cosa, grazie della vostra presenza, grazie allo staff di Musical Break, grazie ad Alessandro, a Gianluca. Allora, noi ci siamo, con qualcuno di voi ci siamo già visti. Cosa è successo nel frattempo? Allora, lasciamo a perdere il discorso Covid. Sono successe delle novità, nel senso abbiamo fatto una marea di modelli nuovi. Qualcuno si può vedere subito, poi ci saranno delle sorprese che le faremo vedere durante questo incontro. E la cosa più importante è la possibilità di domande su qualsiasi cosa e logicamente di provare gli strumenti. Allora, vi dico subito le due novità visive, veloci, poi suono qualcosina e dopo vediamo cosa succede. Allora, la novità principale è la linea Colors, quindi i rullanti in quattro colorazioni, giallo Tony Williams, che è un batterista famosissimo degli anni, è morto ormai da una ventina d'anni, però ha fatto la storia della batteria. Il blu Vinnie Colaiuta, che Vinnie Colaiuta diciamo è forse il migliore batterista esistente, ancora vivente, speriamo per tanto tempo. Nero opaco, che è su quel tamburo là, e poi c'è il bianco metallizzato. Quindi i rullanti poi hanno fatto seguito ai rullanti il set di batteria. Questo è un set, lo spunto per questo set, cioè la progettazione arriva da Alessandro. Lui mi disse: guarda che io avevo fatto la progettazione di questo set in legno, fatto così, 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 perché non farlo in metallo? E l'abbiamo fatto. Qual è la particolarità di questo strumento? Come avete visto, non ci sono le pelli sotto. Non avendo le pelli sotto, è molto trasportabile, cioè la cassa corta. La pelle sotto, adesso mi sposto un attimo. Allora, il non avere la
pelle sotto dà la possibilità di incastrare i tamburi come le matriosche, quindi il piccolino va dentro qui, il 12 secondo va sopra, il rullante, io con una custodia, se prendete una custodia del timpano, potete inserire praticamente tutti i tom e la batteria, e con una custodia portate la cassa, cioè con due custodie si porta tutta la batteria. Quindi il travel kit, cioè il modello da trasporto, diventa ancora più trasportabile in questo caso. È fatto in modo che se uno un domani dice sì, ok, però questo è un suono particolare, mi può piacere, non mi può piacere, voglio mettere la pelle sotto. Si cambia il blocchetto, si aggiunge la parte inferiore e diventa praticamente un tamburo con la pelle risonante, cioè si può montare la pelle risonante. Questa è la novità, adesso ve la faccio sentire subito questa. Poi la seconda novità visibile sono quei rullanti lì che avrebbero fatto il primo organo costruire le doghe orizzontali. Ve li faccio vedere. Perfetto. Allora, questi rullanti, Mosaico è un artigiano che nel 1992 ha sviluppato la costruzione a doghe orizzontali, quindi pezzettini di legno più o meno di questa dimensione, altezza e lunghezza, messi in modo verticale. Si possono combinare diverse essenze e creare queste tipologie di effetto. C'è stata la collaborazione con questa azienda che aveva smesso la produzione, grazie all'amico Giorgio Paini, che dopo, ma al limite, fai tu le specifiche esatte del contatto di tutto. Quindi si è deciso di riprendere la concezione di produzione di questi strumenti. Steel Drum ha messo le meccaniche, quindi meccaniche nottone, la meccanica americana Trick, i cerchi dai casco, oppure l'altro modello di cerchi nottone. Questa sono diciamo le novità principali che abbiamo sviluppato. Adesso non parlo più, vi suona qualcosa? Avete domande? C'è qualche domanda? Magari alla fine, perché sono un assurdo. Alla fine facciamo, sì, sì. Vediamo, intanto io, allora, vi suona qualcosa? Questo è ok, mi sentite? Fate cenno. No, loro mi sentono, ma... Allora, in pratica qua cosa abbiamo? Abbiamo questo flat kick, quindi pelle risonanti mancanti, la cassa è una 22x10 pollici, e tre tipologie di rullanti con tre sonorità diverse. Quindi abbiamo una sonorità media, una sonorità molto acuta e una sonorità molto bassa. I materiali chiaramente sono diversi, abbiamo rame, acciaio, perché il modello colorato è acciaio verniciato a forno, e abbiamo un ottone.
Allora, come avete potuto notare, c'è una diversità sonora, cioè dei colori sonori molto particolari. Quindi più il rullante è basso, più io riesco a ottenere un'intonazione bassa con tensioni alte. Qui abbiamo un'intonazione media. Su questo rullante c'è la sordina, che è un sistema che fino agli anni 80 ha sostituito il Mungel, perché non esistevano i Mungel. Quindi l'unico modo per fermare le vibrazioni era la sordina, che è praticamente un tampone di feltro che con una leva si aziona e si attacca alla pelle. Dopo è stato eliminato questo concetto, perché uno, con l'avvento delle pelli presordinate dopo lo strato, i bordi, il dot centrale, e due, per l'avvento dei Mungel. Io ho pensato di rimettere questo, cioè non è che ho inventato nulla, no? Ho pensato di ritornare un po' alle origini, cioè a inserire la sordina. Cosa ti dà la sordina? Ti dà la possibilità di regolare la pressione della stoppatura. Il Mungel ha un peso che è sempre quello, mentre con la sordina io posso decidere quanto fermare la pelle. Vi faccio un esempio pratico. Quindi con questo sistema io ho molti colori rispetto a un Mungel, alla gaffa o allo scotch, perché posso decidere quanto fermare la mia pelle. Sulla linea Colors è di serie, si può mettere logicamente su tutti gli altri fusti e si può mettere anche sui tom, perché una volta c'era su tutti i tamburi, addirittura batterie come la Gretsch ne aveva due, una sopra e una sotto. Ad esempio, su questa tipologia di batteria c'è la sordina sulla pelle risonante. Perché la pelle risonante? Perché è più difficile da gestire. Cioè, se io sto suonando, devo agire sulla vibrazione della pelle, da quella battente sono qui, riesco a sistemare. Come faccio di là? Devo alzarmi e andare di là. Se sto suonando non riesco. Allora, con la sordina sulla pelle risonante, io sto suonando, mi serve stopparla, trovo il modo comunque di fermarla oppure la fermo già prima. Ecco perché qua ho scelto di metterla solo sulla parte risonante. Non mi voglio dilungare troppo. Qualcuno ha domanda? Qualche domanda? Nessuno? Online? Boh, perfetto. Allora, un'altra novità, oltre a questa tipologia di batteria, è questa. Che uno la vede e dice: "Oh, ti sei messo a fare le batterie di legno." In effetti l'estetica è di una batteria di legno, però c'è la sorpresa all'interno. Ovvero, il legno è un rivestimento, ma all'interno c'è un fusto in acciaio dello spessore di vetro. Comporta e la timbrica viene data dall'acciaio. Ma perché? Perché un millimetro di copertura di legno non è sufficiente per determinare il suono e la nota di un tamburo, cioè dovrebbe essere molto più spesso. Quindi questo è un modello di batteria ibrida, quindi un misto fra legno e metallo. Ne avevamo già fatte. Forse magari qualcuno si ricorda quella in orizzontale, cioè legno, striscia di metallo. Quella è una tipologia, questa è un'altra concezione. Qui c'è la mano anche dell'amico Roberto Villani, cioè Roberto Villani, famoso artigiano della costruzione di fusti a multistrato, mi ha fatto, diciamo, la copertura. Vi faccio vedere come è fatto l'interno. Poi comunque allora, in pratica abbiamo l'interno è acciaio grezzo,
L'interno è acciaio grezzo, spessore 1 mm. C'è un rivestimento di questo legno, in questo caso l'essenza è paduc bianco, un'essenza molto particolare con delle nature molto, molto pronunciate. C'è la copertura di 1 mm. Qualcuno di voi può dire, ma cosa cambia, cioè come influisce con il suono rispetto a solo l'acciaio? Influisce come influisce anche la vernice, in modo diverso chiaramente, cioè qualsiasi cosa io metto sopra un fusto in acciaio o un fusto di metallo, ne ferma le vibrazioni, cioè ferma, eleva certi armonici fastidiosi. Chiaramente la vernice agisce in un determinato modo, questo tipo di lavorazione agisce in un altro modo. Se io dovessi mettergli sopra un foglio di carta, un foglio di plastica, agisce ulteriormente in un altro modo. Quindi qualsiasi cosa io vado ad applicare, fermo le vibrazioni, cioè altero le vibrazioni di un corpo di metallo. In bene o in male, quello è soggettivo, cioè perché tutto suona, anche se voi prendete un bidone e lo girate al contrario, suona anche quello. Poi chiaramente è tutto soggettivo di quello che può essere funzionale a livello di produzioni musicali e quello che può essere piacevole solo a pochi. Vi faccio sentire anche come suona questa. Corto di qua. Allora, quale misure abbiamo? Una cassa da 22x12 corta, il tom 12x8 e il timpano è un 15x15. È una misura strana, ma perché è voluta? È di me, fa il 16 e il 14, cioè più di uno ma meno dell'altro. Allora, lo strato di è 1 mm, il fusto di acciaio è spesso 1 mm, quindi il totale 2 mm con i bordi arrotondati. Ha fatto un gran lavoro Roberto perché ha dovuto studiare e trovare la colla adatta, perché non è semplice trovare la colla che funzioni bene fra legno e metallo, quindi da parte sua c'è stata... Devo ringraziarlo perché c'è stato un gran lavoro. Adesso mi sono perso cosa sto dicendo. Ah, ok, un'altra cosa che è stata sviluppata in questo periodo è questo strumento. Allora, questo strumento si chiama gong drum perché ha la tipologia di concezione del gong, quello che vedete... che usano o le orchestre classiche oppure lo usano in Asia, quindi il nome arriva da lì, gong drum. Viene posizionato o a destra o a sinistra del set, ha tre tipologie di diametri, 18 pollici, 20 pollici o 22 pollici. La differenza sostanziale qual è? È che ha, oltre al suono chiaramente, che il 18, che è questo, e il 20 io posso fissarlo solo con un aggancio, il 22 andrebbe fissato con due agganci. Ci sono di diverse profondità, fino ad arrivare a quasi una gran cassa di batteria senza la pelle sotto. Con il metallo io posso stare molto più sottile e molto più basso rispetto al legno, perché essendo un materiale resistente, potendolo fare a spessori ridotti, quindi qua siamo a 1,2 mm, rispetto al legno, io posso stare più corto e ottenere un suono che rispetto al legno cioè
dovrei fare un fusto il doppio. Perché questo? Perché il metallo è più sonoro rispetto a un millimetro di legno, e in più il millimetro di legno strutturalmente cede, cioè non sarebbe possibile fare una batteria, un tamburo di un millimetro, perché proprio fisicamente non regge. Vi faccio sentire come suona questo. Poi se avete domande, se no io vado avanti. Questo in pratica suona come una gran cassa. È come se avessimo una seconda cassa, o addirittura terza se usiamo il doppio pedale, usandolo con la mano. Quindi questo è un po' l'uso. Grazie. Quindi questo è un po' l'uso di questo strumento, oltre al fatto che può essere usato come tamburo normale. Però diciamo che l'utilizzo più efficace è quello appunto di incastrarlo con la cassa, avendo un suono chiaramente non uguale ma molto simile, no? Oppure io cosa ho fatto? Ho ottenuto un ostinato e ho fatto una figura, cioè ho usato la cassa, no? Se noi facciamo una cosa del genere, prendiamo un ostinato con due suoni, io in questo caso posso usare questo, no? Potrei fare col piede, trasportarlo con la mano. Più delle figure tipo incastri, di avere la mano libera. Non ho il doppio pedale, non lo so usare, non lo voglio mettere. Ho il doppio pedale, voglio farlo diventare triplo. Quasi praticamente come se fosse una cassa, come concezione di suono. Allora, parlo come se vicino al microfono, ma intanto ti chiedo quale metallo esprime il suono più scuro. Allora, il suono più scuro come metallo è il rame, cioè è la tipologia di materiale, cioè di metallo che arriva più vicino al legno. Questa è una batteria di rame. Io ho già intanto che mi vedete così, la sentiamo. Adesso la sentiamo. Allora, le curvature hanno tre funzioni. La principale, ma questo su tutti i tamburi, però vale per la domanda che mi hai fatto tu di questo, vale per tutti. Il primo fattore è quello strutturale, cioè essendo spesso un millimetro, se io non faccio queste nervature di rinforzo, il fusto avrebbe una flessione. Quindi quello è la prima cosa. La seconda, per un discorso di suono, cosa vuol dire? Vuol dire che se io faccio le nervature, come in questo caso, vicine ai due bordi, voi dovete pensare alle frequenze. Quando io colpisco, la frequenza emette una vibrazione, il colpo emette una vibrazione, e se io ho subito la nervatura qui, subisce un ostacolo, quindi cambia la stessa cosa di sotto. Questo genera delle vibrazioni sonore diverse. Chiaramente a occhio nudo, a orecchio, è difficile capirle, sentirle, però se io vado in studio e provo un tamburo con una nervatura doppia e ne provo uno con una centrale grossa, noterò delle differenze sonore. Quindi se io
Allora, ce n'è una qua. La differenza a parità di materiale, parliamo di parità di materiale, di misura, di tutto, fra una bombatura grossa centrale e due piccole a livello sonoro c'è, ma così non ci si accorge. Dovrei andare in studio, registrare, fare tutte le prove delle onde, allora lì vedo che c'è una differenza, che questa differenza non vuol dire che è bello, è brutto, è diverso. Quindi può darsi che in una situazione possa andare bene o nell'altra possa non andare bene. Il terzo fattore è il discorso estetico, cioè qualcuno dice mi piace averla all'esterno, no, io preferisco quelle piccoline all'interno o all'esterno. Quindi è un discorso estetico, è il terzo fattore. Però a livello di suono diciamo che cambia, ma non è così evidente. Chiaramente sui tamburi, più i tamburi sono grossi, tipo questo, queste nervature, a prescindere dal fatto che siano interne e esterne, devono essere di più. Quindi le casse e i timpani non ne hanno una, ma ne hanno quattro, cioè due per lato. Centrali non si fanno quasi mai, perché non avrebbe senso, cioè non mi basterebbe una bombatura centrale, o la faccio grossa così, se no non basterebbe, devo comunque farne delle altre. Allora, torniamo alla domanda di qual è che suona più scuro. Il rame, facciamo sentire la batteria di rame. Allora, le misure di questa batteria sono la cassa da 24x16, 12x8 il tom, 16x16 il timpano e il rollante un 14x6,5. Cerchi in ottone, blocchetti in ottone, rinsi in ottone, ganci in ottone, le parti sono tutte in ottone. Le casse sono vuote, cioè non hanno dentro solo questa, il resto non ha, questa è vuota, non ha dentro nessun tipo di coperta, maglietta, e questa praticamente ha un piccolo salamino, proprio di uno straccio fatto su come, dopo venite a vedere, contro la pelle risonante. Cioè battendo, scusate. Allora, vediamo come sono le casse. È la batteria che suona più scura di tutte, parliamo di metalli, quindi in casi si copre e si mette vicino un'altra batteria di legno, io sfido chiunque a dire qual è le due, perché uno la vede, metallo, il preconcetto è sempre quello, il metallo è fastidioso, è alto, ha quegli armonici, quelle distorsioni, quelle cose che mi danno fastidio. Non è così, cioè i metalli, chiaramente uno diverso rispetto all'altro, hanno frequenze basse, medie e alte, ma le frequenze basse sono presenti in certi casi forse di più delle medie e delle alte. Chiaramente uno lo deve provare, perché se... Cioè, ma io stesso quando ho cominciato a fare queste batterie non ci credevo che una batteria di metallo suonasse così, cioè io... Ho detto, ok, sviluppiamo. La prima batteria che io ho fatto era una in acciaio inox, una 18-10-14. C'è una domanda? Sì, c'è un possibilità di tutto la tua cantare.
filo, delle armoniche particolari, e nel caso di acciaio è semplice, c'è una tecnica. Allora, prima cosa spieghiamo una cosa fondamentale. Comunque io dico solo una cosa fondamentale. Allora, quello che noi chiamiamo acciaio inox è un acciaio trattato, perché ci sono diversi tipi di acciaio, diversi tipi di mescole di acciaio. Ad esempio il ferro, quello che noi chiamiamo ferro, in realtà è l'acciaio grezzo. Cioè, noi lo chiamiamo ferro, ma è acciaio grezzo, che poi subisce dei trattamenti di lavorazione e diventa acciaio inox, acciaio inossidabile. E anche lì ci sono diverse sigle, quindi il lavorare l'acciaio, chiaramente sì, cioè più che lavorarlo si può cambiare tipologia di lastra, però l'acciaio inox suona comunque diverso dall'acciaio grezzo e ha un range di frequenze che va da X a X. Cioè io faccio sempre l'esempio, voi pensate a una tastiera di un pianoforte. Su un pianoforte c'è il Do basso, il Do ottava centrale e il Do alto. C'è il range di frequenza, c'è la scala, non è che non c'è più bassa, c'è bassa, media e alta, chiaramente minorità. I metalli sono lo stesso, cioè l'acciaio è quello che ha il range di frequenza più ampio, diciamo l'ottava centrale. Poi ci sono dei metalli che hanno un'ottava sopra, quindi si sposta questo range di frequenza, dove finisce uno parte l'altro, va più su, e il rame fa l'opposto, cioè da dove inizia, ad esempio l'acciaio, lui finisce ma riesce ad andare molto più in giù. Poi ci sono materiali tipo il bronzo, l'ottone, che si collocano fra un estremo e l'altro. Questi sono un po' per spiegare velocemente le sonorità dei metalli. Un esempio molto semplice lo si può capire a questa tipologia di prova che potete fare benissimo anche voi a casa. Allora, qui abbiamo tre tipi di cerchi con lo stesso diametro, 14 pollici, di tre materiali diversi. Cioè questo esempio che vi faccio io lo potete applicare ai fusti di metallo. Questo è il classico cerchio tripla flangia. Perché tripla flangia? Una, due e tre. Sentiamo come suona questo cerchio. Questo cerchio non è acciaio, non è ferro, è una lega, cioè noi non sappiamo cosa c'è dentro. Può essere zama, può essere, non si sa, è una lega. Facciamo la stessa prova con un cerchio di acciaio grezzo, cioè ferro. Questo è proprio grezzo grezzo, eh. Allora, questo è monoflanger, ovvero è praticamente diritto, cioè la trasmissione che dà questo tipo di cerchio al fusto è immediata. Però sentite, la sonorità è diversa, ma perché questo è un metallo puro e diverso da quello, che è una lega. Se noi prendiamo lo stesso cerchio, ma in ottone, questo è ottone pieno, ottengo una sonorità ancora più diversa e più marcata in certe frequenze. Cioè questo non è che è meglio o peggio, è diverso. Se poi noi immaginiamo questo tipo di cerchio su un tipo di fusto, chiaramente la sonorità, cioè si apre un mondo. Se io prendo questo tamburo, gli smonto questo cerchio, monto questo tamburo cambia voce, perché il cerchio fa molto. La cosa principale è che già il fusto deve avere una sonorità, e in più dopo io ci posso giocare con i cerchi, con le pelli, come diceva Alessandro, con la tipologia di blocchetti. Chiaro che se io prendo un fusto e gli faccio 50 buchi, perché gli devo mettere 50 di questi, ogni buco va a indebolire la struttura e ogni blocchetto che io vado ad ancorare va a fermare le vibrazioni. Quindi più riesco a contenere l'applicazione di hardware e i fori, meglio è.
Un altro esempio che vi posso fare, voi pensate alle bacchette, a quando suonate, come mai un batterista ha un suono diverso dall'altro? Ma quello lì ha suonato la mia stessa batteria, ma l'ha suonata in un modo diverso. A parte la fisicità di una persona, però magari lui tiene le bacchette in un modo diverso, ma non a livello di così o così, proprio a livello di pressione, di impugnatura. Cioè, se voi pensate a questo, e pensate a questo, qual è più sonoro, questo o questo? Il primo. Perché io ho fatto in modo che al momento del contatto la mia mano è più aperta possibile rispetto a questo. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io suono così, ho un suono. Se io suono così, ho un altro suono, ma dappertutto, cioè anche sul piatto, addirittura il piatto basta fare così, così, cambia tantissimo. Se io suono col pollice e spingo, ho una sonorità. Se io apro la mano, ho un'altra sonorità. È tutto un gioco di vibrazioni, quindi tutto quello che io posso percuotere genera una vibrazione, anche qua. Se io la percuoto in un modo diverso, a parità di bacchetta chiaramente, la vibrazione cambia. E il concetto del fusto è simile, cioè io meno cose gli attacco, meno fermo e più suona. Io direi che posso fermarmi. Avete qualche domanda? Nessuna domanda? Allora via, via. Allora, sì. Questa è la prima domanda. Seconda domanda. Io sono un collega suo, per cui se domani andassi dal fabbro, perché non riuscirei a fare una cosa tipo quello? Beh, ma io faccio una... Tu poi vai più... Non sono provocatore. No, ci manca... Ma ci manca... Certo. Allora, io non è che mi sono svegliato una mattina, è nata così. Cioè io ho fatto, a parte suonare da tanti anni, ho fatto la professione, navi, orchestre, bla bla bla. A un certo punto sono entrato nel settore degli strumenti, ma dalla parte non di li suono di chi li deve comprare, dalla parte di chi li deve vendere, perché ho fatto il rappresentante per l'Italia di Craviotto. Craviotto è una ditta americana, diciamo il pioniere dei fusti, un artigiano, sì. E da lì sono cominciato a entrare nel settore dell'artigianato, nel capire che la batteria non è solo quella che voi vedete, sentite, ma c'è un mondo dietro enorme. Poi dopo, conclusa questa diciamo collaborazione, ho cominciato, io vengo da un paese dove c'è la Bialetti, c'è l'Alessi, c'è la Frattini, quella dei rubinetti, non so, insomma, casalinghi, industrie di produzioni dove si lavora il metallo di tutte le salse, di tutte le forme. Ho sempre avuto strumenti in metallo, in legno, e un bel giorno ho detto, ma chissà come suonerebbe una batteria di metallo. Allora ho contattato un amico che lui produceva casalinghi, gli ho fatti i disegni, gli ho detto, riesci a svilupparmi questi cilindri in acciaio? Lui mi sviluppò questi cilindri in acciaio, io gli ho montato le meccaniche e poi ho provato a suonare questa batteria, ma così per una mia curiosità, perché dopo aver fatto il legno per anni e tutto, io ho sempre collezionato strumenti, avere tantissimi strumenti rullanti di metallo, ho fatto, chissà come suona una batteria? E ho montato questa batteria. È partito tutto da lì, poi questa batteria suonava, l'ho fatta provare da amici batteristi, sono andato in studio, ho fatto tutte le prove, poi tutti mi hanno detto, no, guarda, questa batteria suona. E da lì, poi dopo, chiaramente c'è stato un percorso lunghissimo, perché lo studio di
fare le meccaniche, queste sono meccaniche progettate e costruite, non ci sono in commercio. Quindi lo studio dei cerchi, poi la voglia di sperimentare da un metallo all'altro, quindi dal primo l'acciaio, il secondo il rame, poi l'ottone e poi... No, non sono ricavati dal piede. Il blocchetto sì. I blocchetti sono ricavati da delle bacchette di ottone pieno così, che poi vengono torniti, sono due pezzi, non è un pezzo unico. Cioè la parte diciamo che va bloccata, che è il primo pezzo, poi la parte dove c'è la vita è il secondo pezzo. Perché? Perché se si dovesse rovinare il filetto, basta sostituire solo la parte dove entra la vita. E quindi da lì c'è cominciato questo sviluppo, inizialmente un po' alla cieca. Cosa vuol dire? Poi Giorgio ve lo spiega più nel dettaglio, cioè prendendo cose diciamo a caso. Poi lì c'è stato lo studio di capire, no, ok, questa è la mia perché tutto suona. Mi aggancio alla seconda domanda, ma perché il fabbro Mario non riesce a farla? Cioè il fabbro Mario la può fare, però magari prende la lamiera non sonora, non giusta, suona male. Poi se non hai una concezione proprio di come fare i bordi, di come devono essere gli spessori, suonerebbe in un modo diverso. Quindi sì che può svilupparla un fabbro, però prima di tutto diciamo i fabbro, i lattonieri piuttosto che chi lavora al metallo è abituato a fare le cose molto a spanne. Cioè qui parliamo di decimi di millimetro, cioè se io sbaglio di un millimetro il tamburo lo butto via, cioè un millimetro. Sì, infatti quello è fatto in fusione. Però qual è il problema? A parte la lavorazione, quello lì è il cast bronze, cioè è bronzo B20, delle lega di bronzo B20 fatto in fusione, spesso 5 mm, pesa 15 kg quel rullante lì. Ed è il rullante più completo a livello, cioè riassume tutti i rullanti. Però ci sono due problemi principali. Uno è la costruzione di uno strumento così. Richiede un lavoro indipendente. Quindi attrezzare, macchinare, tutto. Seconda, la cosa più importante, è il costo all'utente finale. Uno strumento fatto, piegato dalla lamiera, saldato, si arriva a un determinato costo, accessibile. Uno strumento così, a meno di 1200 euro, che è già poco, non si riesce a vendere. Quindi potete immaginare che diventa un prodotto, già sono abbastanza di elite, lì si va a un livello ancora superiore, senza pensare il fatto che una batteria intera così, a parte il costo, sarebbe ingestibile, cioè perché la cassa peserebbe 50 kg, 50-60 kg. Cioè. Però quel rullante lì, dopo ve lo faccio sentire o lo provate, è quello che riassume tutto, cioè ha una massa enorme, però dovete pensare che quel rullante lì, più lo si suona forte, più lui restituisce la forza in suono. In più ha la sensibilità di uno più sottile, perché proprio la tipologia dei materiali, la tipologia di costruzione e la massa sonora, quello se lo picchi ti ammazza, ma però puoi suonarlo anche, ve lo faccio magari sentire. Allora, questo è fatto praticamente, non ha punti di saldature, non è una fusione di bronzo, che chiaramente è più spesso, poi viene portato a 5 mm, quindi lo spessore è 5 mm, poi una camera interna a 3, quindi si creano praticamente i cerchi di rinforzo, quelli che ci sono sui tamburi di legno, però non sono applicati, cioè è proprio tornito. E si arriva a 3 mm la parte interna e 5 mm la parte esterna. Il bordo viene fatto a mano, perché non è possibile fare un bordo sul tornio in un modo preciso, quindi si porta fino a un certo punto, dopodiché viene messo su una macchina che gira e lì c'è un attrezzo che va giù manualmente e si decide l'angolazione del bordo.
anche qui ho fatto una marea di prove, perché io sono partito tenendolo praticamente a 5 mm, monto, provo, no, non va bene, cominci a smussarlo, finché arrivi al punto dove va bene. Ma perché va bene? Perché capisci che dà tutto quello che può dare. Perché è come se io su un rullante così, se non facessi quelle prove di bordi, o se anziché questi cerchi gli monto questi, non è che non suona, però è come se io compro una Ferrari e gli metto le gomme della Panda. Cioè, non rende tutto quello che può rendere. Questa tipologia di massa di strumento rende al massimo fatto in questo modo. Poi c'è una meccanica a tre posizioni. Cosa comporta questa meccanica? Io regolo la tensione della mia cordiera. E non ho bisogno di tirare o smollare, cioè decido la mia regolazione prima e poi se ho bisogno di un pezzo che ne voglio di più, tac, sgancio e riaggancio senza girare. Quindi la forza di questo rullante qual è? È che io posso suonarlo sia piano, suono, adesso io non l'ho suonato al massimo, cioè si può suonare ancora più forte, però più lo suono più lui mi dà in volume quello che io ho suonato. Se voglio fare il bolero di Ravel lo faccio. Cioè la cordiera la sento tanto come se lo picchio. Questo perché questa massa mi dà questa possibilità, quello che racchiude un po' tutti gli altri strumenti, cioè gli altri rullanti. È chiaro che questa è una voce un po' fuori dal coro, cioè questo è così e basta, non c'è un altro che può suonare così. Magari si avvicina a qualche materiale, ad esempio questo è bronzo, è lo stesso materiale, però è fatto in lamiera, quello lì. E ha lo spessore di 1,2 mm. Stesso materiale, però chiaramente una massa diversa, quindi un suono diverso. Allora, passo la parola a Giorgio Paini, poi avete domande? La chiede a me? Allora. Non ho capito. Sì, adesso dice due parole, poi facciamo suonare, quindi venite. Esatto, o se no volete su... Allora, su questo rullante monta una cordiera in acciaio a 20 fili, mentre gli altri hanno una cordiera di bronzo. Però bronzo il fusto, ho scelto di montare una cordiera all'opposto, quindi l'acciaio, perché sennò lo rendeva troppo cupo. Mentre gli altri, che sono sottili, hanno una cordiera di bronzo. O a 16, io di solito monto la 16 sui rullanti da 5,5. E la 20 sui rullanti da 6,5. Voi direte perché? Tutti hanno notato che c'è sempre il problema che quando si suonano i tom risuona molto. Questo lo si può risolvere accorciando la cordiera. Io più accorcio la cordiera, ad esempio Gavin Harrison usa 12 fili. Cioè io più accorcio la cordiera sui rullanti corti e più questa... Qua già ce n'è poca, però sparisce. Se metto una 42 fili devo impazzire, cioè non è che non posso risolvere il problema, però devo perdere tempo in tornare a trovare la frequenza giusta. Poi il discorso della cordiera, l'ultima cosa, dipende anche dallo snare bed, che è quella aletta rientranza che è fatta sotto. Tanti dicono, ma io sul mio rullante posso montare la 42 fili? Che rullante è? Non è che non puoi montarla, se questa
scanelatura, chiamiamola così, è corta, tu non puoi mettere una cordiera così, perché non agisce. Cioè hai un pezzo della cordiera che non ha senso. Quindi la prima cosa da guardare si chiama lo snare bed, cioè questa, se voi prendete un volante e lo guardate dalla parte sotto, così, vedete che il rullante ha un arco, non è un difetto, cioè questo è lo snare bed. Se è ampio come questo, poi lo guardate da vicino, può montare sia la cordiera piccola che la cordiera grande, perché agisce. Se fosse, ci sono dei rullanti che ce l'hanno largo così, cioè su un rullante largo così non posso metterci una cordiera così, perché non avrebbe senso, cioè più di metà non agisce come dovrebbe e quindi si perde il senso. Questo potrebbe essere un altro motivo perché Mario, il saldatore, non riesce a fare un rullante che suona, perché se non sa ste cose lui va, lo fa, è tondo, è saldato, però dopo dice ma perché non suona? Perché ci sono prove. Prima, però anche Mario, se butta via un camion come ho buttato via io di fusti, arriva a fare magari un prodotto anche migliore. Allora, Giorgio Paini. Vai Giorgio. Ciao a tutti, ragazzi. Evviva! Ciao a tutti ragazzi, nel 48esimo di me, che io sono felice, ve lo dico, posso da Alessandro, Gianluca. Oggi la mamma di Alessandro mi ha fatto quella panzetta. Ve lo dico perché mi hanno fatto mangiare bene. Allora, intanto, che cosa faccio io qui? Cosa ci fa Giorgio? Ci fa qualcosina ci fa. E sono molto amico, sono appassionato di batterie artigianali e quello che voglio fare, cercando di stringere al massimo, da darvi due nozioni e farvi capire perché una batteria artigianale piuttosto di qualsiasi altra batteria. Quindi, partiamo da queste, partiamo da Steel Drum, collabora anche con il nostro fratello Remy Drums, e cosa può succedere? Abbiamo uno strumento in mano che è molto complesso, non vi faccio tutta la storia perché diventa veramente lunga, ma ci sono delle cose che ci danno fastidio in tutti gli strumenti, come nelle casse, sono le distorsioni, sono quelle dispari. In questo caso noi parliamo della distorsione di settima armonica, che è quella che ci interessa di più, che è la fatica d'ascolto. Abbiamo uno strumento pazzesco, però capite che genera. Cioè la prima riflessione, io picchio sul tamburo, prendo un manco che mi vedono anche la casa, è la prima riflessione che ho, è qua, rimbalza e poi rimbalza sul fusto. E questa è una, quella che vi sto facendo, però sono mille, così anche all'interno, e gli riscomendo. Quindi mi rifaccio, la stringo perché veramente se no parliamo per tre ore, tutte le riflessioni poi sono generate anche dagli altri tamburi e poi messi insieme, qua si complica molto la faccenda. Quindi mi rifaccio quello che diceva prima il collega di Alessandro, andiamo a testare nei materiali che ne abbiano il meno possibile in origine, quindi che siano di molta qualità. Ed ecco perché non ho difficoltà a paragonarla a un'alta qualità di qualsiasi batteria. Il mercato mondiale, l'85% del mercato mondiale è prodotto da una persona sola, in quattro aziende, quindi noi possiamo parlare di artigianato solo con il top di gamma. Quindi, perché io ti dico Steel Drum, oggi sono qua a promuovere Steel Drum, proprio per questo motivo, perché io la posso mettere di fronte, di fianco in questo caso, ha una DV con l'Ecto Exotic, ha una Tama ma la Star, ha una Yamaha ma la Phoenix, cioè ha i top di gamma che sono strumenti estremamente artigianali. Là c'è un Marco Stella che vi fa la vostra Phoenix e la vostra Star. Per racchiudere ancora di più questo discorso, perché l'evento di fianco, perché qui c'è uno studio particolare, io sono molto fortunato, posso lavorare con due ingegneri che sono molto bravi, che mi danno una mano a testare i materiali, a vedere appunto queste varie distorsioni che non sono solo quelle, però non voglio tediarvi, quindi abbiamo uno strumento che ci porterà nel nostro comfort, cioè io non ho fatica di ascolto, quando avrete il problema, purtroppo perché non lo potete fare la prossima volta, venite anche voi, speriamo che aprano tutto, quando troverete questi strumenti vi renderete conto la differenza dal vostro strumento, in questo caso Joshua non la troverai perché lui ha una review, però se avete un altro strumento anche top di gamma, troverete questa differenza, quindi non avrete fatica d'ascolto, vi piacerà molto suonare lo strumento lì, non suonerete
meglio, suonerete molto meglio che con il vostro strumento. È chiaro che non diventate con l'aiuto. Però proprio per questo le batterie artigianali, che hanno uno studio, un impegno da parte di artigiani, noi abbiamo non tutti gli artigiani italiani, ma tanti artigiani italiani sono molto bravi a costruire, abbiamo proprio questo dislivello, la gente magari tende un po' a abbassare, cioè un artigianale, non si rende conto che invece gli piacciono, hanno proprio questa prerogativa, sono sempre top di gamma e quindi noi alziamo di molto il livello, sono qua proprio abbiamo richiesto. E per rispondere a qualsiasi domanda riguardante questo, perché Marco e anche Alessandro sono stati molto esaustivi, vi hanno spiegato un po' tutto, le differenze, le varie tonalità del legno. Ecco, tanti magari si chiedono appunto la differenza tra metallo e legno. Metallo e legno non c'è la differenza, è una questione, qua parliamo di oggettivo e soggettivo. Soggettivo, mi piace un volante da 5 euro e io sono contento tutta la vita, compro un volante da 5 euro, suona sempre quello lì. Oggettivo, se prendiamo un volante migliore, diciamo lo Steel Drum, li mettiamo sotto i microfoni, oggettivamente uno va meglio e l'altro va peggio, quindi non c'è più la discussione. La discussione entra in atto quando troviamo magari strumenti molto blasonati che hanno dei costi comunque alti e se li mettiamo di fianco magari al nostro orecchino non tanto, ma quando poi andiamo a fare quei famosi prima troviamo delle differenze e se li suoniamo per tante ore troviamo delle differenze del nostro orecchio. Per questo qua aumenta di molto il feeling e troverete la vostra conforma. Dopo dici ma qua io posso mettere qua tutti questi rullanti, ma poi la facciamo questa prova, tanta lo suoni uno e dici ma no, questo mi piace, poi tanta ma suono l'altro, ma forse mi piace anche la manco, ma detto la scala prima l'ottone basso, l'altra alta, no, qua ti piacciono tutti proprio per quel motivo lì. Poi troverai la tua caratteristica del suono e magari deciderai anche in base al genere che fai di trovare un metallo che più si addice a quello che andrai a fare e lì troverai veramente il tuo strumento e quindi torniamo al tuo perché sono qui a promuovere l'estintà. Se c'è qualcuno che vuole chiedermi qualcosa, io sono stato stretto, sì, non ci arrivo lì. A posto, siamo tutti a posto. Allora, qui abbiamo parlato un po' di tutto. Questi drammi hanno fatto delle parole molto importanti, io sono fortunato perché sono amico di Guy Garcia che è un customer veramente pazzesco, andate a vedere, conoscetelo su internet, è customer TV, quindi un messicano con veramente controcavoli, diciamo così, per non dire parolacci, che utilizza delle lanci molto particolari. Allora io mi sono flippato la testa e gli ho scritto, ci siamo parlati molto, finché abbiamo trovato insomma un paio di persone che adesso ancora non spoilerò i nomi, ma arriveranno fuori, che stanno cercando di fare delle cose custom molto particolari. Per non snaturare i metalli che andremo a customizzare, ci vogliono delle vernici particolari. Cosa vuol dire? Come ha detto prima, la cola non è stata né verniciata, o le andiamo dal carrozziere, come dice, da Marchetto, ma papà mi faccio la batteria blu. Eh no, perché c'è il fondo, perché il fondo deve grattare in una certa maniera, perché le vibrazioni non sono tutte uguali. Prima Alessandro ha parlato bene, ha parlato di trasmissioni per cui si interrompono, ma le trasmissioni sono differenti, adesso non voglio tediarvi perché sono troppo lunga, ma sono differenti per ogni legno e per ogni materiale. Quindi io potrò avere molto più attacco, molto meno attacco a seconda del legno e del materiale che utilizzo. Quindi se voi prediligete l'attacco dovete tardare un po' e magari vi piace l'altro suono. Ma adesso vi faccio vedere questa spoilerata qua, non so se si sentirà, ma questa qui, allora, il customer, torniamo al customer e le vernici per essere metalliscenti, metallizzate o sparkle, devono avere diverse mani. O per fare delle cose particolari non si può arrivare a 0,4 micron perché è quello, è lì 4-5 micron che non danno fastidio. Quindi io ho una batteria lilla o la mia sarà rosa forse, adesso vediamo, o azzurra, non lo so, ma 4 non si può avere. Ci sono dei custom che riescono a fare. In più ci sono delle lanciature particolari che, eccola qua, per portare adesso qui faccio così, eccola qua, qua siamo a 0,4 micro, non so se da casa la vedono bene, Nessi Duduena secondo me sta svenendo in questo momento qua, perché sarà quello per che l'ho chiamato, meraviglioso qui. Allora, dentro si capisce, spero che si capisca da casa, questo è ferro, comunemente chiamato ferro, a 2 mm, e quindi è una cosa importante.
Qui non snaturiamo niente, questa è un'immersione, non è una valvessatura, però stiamo cercando di avere la stessa valvessatura qua, anzi, il prototipo è già da, a casa di Marco, molto particolare perché metalli scelti, iridescente e sparkle. Chiaramente ho dovuto scegliere uno sparkle, non a punta, perché lo sparkle classico tondo, gli sparkle sono 10 intanto, hanno doppia punta, tondo, per quella c'è, non vogliono fare le scatole, ho scelto lo sparkle tondo, per stare ancora più basso, e chiaramente ci vuole molta luce per farlo vedere, ma c'è. Ecco, vieni, fammi vedere te, ma qua sono diverse... Allora, diverse... Diciamo che questo è uno strumento custom che si può fare in qualsiasi disegno. Cosa vuol dire? Uno vuole mettere la foto del cane, vuole mettere... Io metterò quella della mia fidanzata. La foto della fidanzata, la foto del figlio, basta il file in alta definizione, viene stampata la pellicola e diventa custom. Altrimenti ci sono, noi abbiamo scelto delle... Sì, pellicole, no, cioè per capire l'effetto voi pensate a un pollino, quindi tipo questo, tipo questo, l'effetto bisogna sempre vederlo con il bianco sotto, tipo questo, tipo questa regia. È un po' strano, l'edera che fa ridere, è quella lì, questo. Sì, ma insomma ce ne sono diverse, per qua un po' di campioni che si ha dato questo valore, esatto, per far capire il concetto. Poi che vuoi la sua dire? Ma sì, sì, no, se io faccio la valletta, vado in camera, ci sono molti complimenti. La differenza della sordina, prima parlavo della sordina. La sordina classica, cioè classica, quella che diciamo si è sempre usata, è questa. Quindi ha un tampone di feltro circolare di un certo diametro grosso che va a coprire una superficie in un punto in un determinato modo, quindi ferma in un determinato modo. Questa sordina ha innanzitutto la cosa che si può notare è la distanza, quindi ha una distanza diversa, quindi va a chiudere, va a togliere le vibrazioni in un punto diverso. Primo. Secondo, i feltrini, adesso qua non si vedono, ma i feltrini sono molto più duri rispetto a quelli diciamo comunemente usati, quindi questa seconda variazione. Terza variazione appunto va ad agire in un punto diverso, quindi come se io facessi così, è come se io facessi così, diciamo sordina classica, e facessi così. Vado a chiudere con una superficie, vado a stoppare una superficie minore e in posizioni diverse. Per quanto riguarda l'azione è comunemente uguale, cioè è uguale all'altra. Io questa la chiamerei sordina a bottone, perché esatto, ha la forma di un bottone. Adesso... Questa linea comunque si chiamerà Street Art e avrà altro. Abbiamo già un altro prototipo che sta testando Marco. Dimmi, io mi vorrei chiedere, ma questo anche questa linea Street Art potremmo provare? Certo, l'importante è sappi che avrà una ragazza molto carina, molto brava, se glielo vieni, questo è il suo, eh? Sto scherzando. Va bene, io penso di... Ale, vieni qua un attimo. Se avete delle domande, siamo qui. No, adesso vi faccio una. Secondo me... Allora, salutiamo il live. Sì, allora io ho condiviso sia su Battisti Italiani che Snark, che i ragazzi del gruppo. Insomma, seguite il 41esimo movimento. Alessandro Giancarlo, la mamma di Alessandro, mi ucciderà quando verrete qui, quindi sappiatelo. E ragazzi di 41esimo, insomma io ci sono sempre nei live di Alessandro, quindi anche Marco. Fatto un bel applauso, bravo! Dopo tutta la diretta che noi adesso sfondiamo tutto. Adesso mi dispiace per chi non è venuto, perché siamo in pochi, ma ci divertiamo un po'. Allora, avanti.